detto che sono un gladiatore. Poi devo parlare dopo il vescovo, quindi è sempre più difficile, è sempre peggio. Però intanto voglio porgervi un mio saluto, perché ecco, quando è stato chiesto di poter essere anche vostro consigliere spirituale, se la cosa mi faceva piacere, perché per accompagnare, no? Il cammino che voi state facendo, io vi sto imparando un po' a conoscere e spero di conoscervi sempre di più, ma non una conoscenza, come dire, superficiale, ma una conoscenza che va nella relazione singolare, personale. E sono stato molto contento, penso, parlavo con il vescovo, credo che posso dire questa cosa, credo che il parroco di questa zona, visto che qui è nato tutto, il parroco di questa zona ha il dovere, no? Quasi morale, di dover seguire questo movimento, che è un movimento che abbraccia la diocesi, altri posti, ma che ha il suo centro, il suo fulcro qui. Per cui veramente il mio saluto non vuole essere così banale o di circostanza, è dettato proprio dal desiderio di voler fare un cammino insieme a voi. Però quando si deve camminare insieme bisogna mettersi d'accordo, che altrimenti uno va innanzi ad arrestare. Quello che va troppo avanti non si accorge che uno è rimasto indietro, e quello che magari è rimasto indietro non ha troppa voce per gridare a quello avanti, fermati un poco, eccetera. Ecco, allora penso che in questi primi passi che faremo dobbiamo imparare a conoscerci sempre e sempre di più. Per come sono 15 anni che sono sacerdote, non è più una giornata, ormai è un bel po'. Per quello che mi ha dettato un po' la mia esperienza di sacerdote in vari posti, ho sempre cercato di instaurare un colloquio con le persone, cioè di dedicare il mio tempo in questo senso qui. Allora, se voi lo vorrete, e spero di sì, arrivare a questo punto, ecco, sappiate che un punto ci sta, un punto di riferimento, la porta è il cuore di Padre Giuseppe, del parroco, dite un po' come volete, del vostro assistente, però è sempre aperta, d'accordo? Questo mi premeva dirlo, perché è il modo per mettersi a camminare con lo stesso passo. Secondo, allora il vescovo mi ha chiesto di leggervi queste parole. Questo è il videomessaggio che Papa Francesco ha rivolto ai più giovani, ma come si diceva prima siamo tutti un po' giovani, non è adesso la gioventù si guarda non solo da un punto di vista anagrafico, giovani dentro, sappiamo tutte queste belle cose qua. È logico che va più verso i giovani anagrafici, ma vale per tutti, perché la parola del Santo Padre, per esempio, che è rivolta agli sposi, non deve essere per forza rivolta soltanto a loro, sì, in maniera particolare a chi vive questo determinato sacramento, ma anche a chi indirettamente incontra gli sposi, o perché ha i genitori, o perché ha fratelli, sorelle. Io non sono sposato, per esempio, però gli sposi ne vedo la mattina alla sera. Allora non è che quello che il Papa ha detto agli sposi interessa solo agli sposi, voglio dire, no? Giusto? Perfetto. Il videomessaggio è stato dettato il 21 marzo perché, come ben sapete, ogni anno nella Domenica delle Palme si celebra la Giornata Mondiale della Gioventù. Dice, ma non si fa d'estate la GMG? Sì, quello è il raduno internazionale che avviene ogni 2/3 anni. L'ultima volta, quando è stato? A Cracovia, nello scorso 2016. Bene, dovreste ricordare, Cracovia è poi la patria di Santa Faustina. E il prossimo sarà nel 2019 a Panama, va bene? Ed è lì che il Papa ha dato appuntamento a tutti i giovani. Tuttavia, proprio perché nella Domenica delle Palme si tiene comunque una giornata mondiale della gioventù, si celebra a livello diocesano, quindi ogni diocesi o nelle varie parrocchie o comunque attraverso dei momenti che sono legati al territorio, il Papa ha comunque rivolto un videomessaggio. Sapete che in questi anni
che separano, che, cioè che passano tra un incontro, tra un raduno internazionale e un altro, c'è un tema che li accompagna. Questa prassi l'ha iniziata un po' Papa Benedetto e adesso anche Papa Francesco sta proseguendo. Siccome il tema del 2019 è tutto incentrato sul Magnificat, il Papa ha chiesto ai giovani, quindi ha chiesto a tutti noi, in maniera particolare a loro, di guardare un po' di più alla Madonna e di scoprire nella giovane per eccellenza, che è Maria, il modello di gioventù da imitare. Sono stato chiaro? Fatta questa premessa, vi leggo le parole del Papa. Cari giovani, con il ricordo pieno di vita del nostro incontro alla GMG del 2016 a Cracovia, ci siamo messi in cammino verso la prossima meta che, se Dio vorrà, sarà Panama nel 2019. Per me sono molto importanti questi momenti di incontro e dialogo con voi e ho voluto che questo itinerario si facesse in sintonia con la preparazione del prossimo sinodo dei Vescovi che è dedicato a voi giovani. Cioè, non dimentichiamo anche quest'altra cosa. Il Sinodo dei Vescovi, che è un appuntamento periodico e importante, che sarà tutto dedicato ai giovani. Penso che è la prima volta che avvenga una cosa del genere. L'ultimo Sinodo dei Vescovi, sapete, il Papa l'ha voluto in due tempi, dedicato interamente alla famiglia, ma adesso ha detto un sinodo per parlare coi giovani, non dei giovani, coi giovani. Molto bello, eh? In questo cammino ci accompagna la nostra madre, la Vergine Maria, e ci anima con la sua fede, la stessa fede che lei esprime nel suo canto di lode. Maria dice: grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente. Questo sarà il tema della GMG. Lei sa rendere grazie a Dio, che ha guardato la sua piccolezza e riconosce le grandi cose che egli realizza nella sua vita. E si mette in viaggio per incontrare sua cugina Elisabetta, anziana e bisognosa della sua vicinanza. Non resta chiusa a casa perché non è una giovane divano che cerca di starsene comoda e al sicuro senza che nessuno le dia fastidio. Questo per chi si fosse perso un passaggio, quando Papa Francesco ha parlato ai ragazzi a Cracovia, dice: voi siete giovani divano? Ecco, li ha subito identificati così. Dice: ci stanno i giovani divano, quelli che amano le pantofole, cioè quelli che stanno bene, tutto il fonino, ma tutto così, e che sta fanno la mattina e sera. Mentre ha detto Papa Francesco, il giovane oggi non dovrebbe essere un giovane crocifisso al divano, ecco, diciamo così, ma piuttosto un giovane che come Maria si mette in cammino, si mette all'opera, si dà da fare, viene a pregare, viene a fare una catechesi, serve il prossimo, cerca di stare accanto agli altri. Ecco perché a lui è individuato proprio nella Madonna, vedete, sapete, no? Dopo l'annuncio, Maria sconcertata, entriamo nell'umanità di Maria, no? Sarò la madre del Salvatore. Dio però non le aveva messo un trono, adesso siediti e aspetta 9 mesi. No. Le ha messo dentro una sana inquietudine, per cui lei è dovuta entrare in questo progetto. E guardate la grandezza della Madonna. Per entrarci, la prima cosa che fa? Serve. Corre da Elisabetta. Non è una giovane divano, e nemmeno il trono. I ragazzi oggi sono affascinati dal trono, no? Uomini e donne, roba là. Allora, invece, perché poi a noi ci fa fare anche un sorrisino, però quello poi è il modello che passa. E quelli sono quelli importanti, quelli sono i modelli da imitare, i capelli in un certo modo, il vestire in quel modo, il parlare in un modo, peggio ancora il comportarsi in quel modo. Non parlo di voi, perché voi state qui stasera, ma parlo di tanti come noi, che purtroppo sono anestetizzati, per non dire drogati, da questo modello. Il giovane trono. O giovane divano, peggio ancora. Maria è mossa dalla fede, perché la fede è il cuore di tutta la storia di questa nostra madre. Cari giovani, anche Dio vi guarda e vi chiama, e quando lo fa vede tutto l'amore che siete capaci di offrire.
come la giovane di Nazaret, voi potete migliorare il mondo, è quello che diceva prima Sua Eccellenza. Alla fine, animati da questa forte speranza, vivere in seconda fila, no? Quasi nascosti come il lievito nella pasta, questo significa? Significa essere animati da questo desiderio di migliorare il mondo. Quelli che vogliono invece apparire, stare sempre avanti a tutto, eccetera, sono quelli che poi alla fine, diceva il vescovo prima, non combinano niente, no? Quelli che appaiono, appunto. Invece voi potete migliorare il mondo per lasciare un'impronta che segni la storia, quella vostra e di molti altri. La Chiesa e la società hanno bisogno di voi, con il vostro approccio, con il coraggio che avete, con i vostri sogni e ideali. Cadono i muri dell'immobilismo e si aprono strade che ci portano a un mondo migliore, più giusto, meno crudele e più umano. Perdonatemi se ogni tanto faccio qualche digressione. Prima abbiamo fatto la Via Crucis in chiesa, come stiamo facendo ogni venerdì, e io purtroppo siccome non viviamo staccati da quello che succede, no? Nessuno di noi penso di sotto una campana di vetro. Io ho fatto la Via Crucis pensando a quei 10 ragazzi protagonisti purtroppo di una storia orribile dei giorni scorsi, no? Sia il ragazzo che purtroppo ha perso la vita, ma anche di quegli altri 9 che gliel'hanno tolta questa vita, no? Avete sicuramente sentito e visto. Sono ragazzi 20 anni. Stiamo parlando, cioè, di persone che o hanno rovinato o si sono rovinate la vita. La Via Crucis oggi è questo. Purtroppo, vedete, sembrano belle parole, ma alla fine diventano lo specchio di quello che il male purtroppo anche è capace di fare, seducendo. La noia, cioè... non avere un riferimento, non avere un valore più grande, questo porta a non considerare la vita come un dono, che è la cosa più brutta che possa succedere. E come la Via Crucis quindi si ripete anche nei nostri giorni, si ripete nella cronaca di tutti. Come posso migliorare il mondo? Lo posso migliorare con i miei sogni, con la mia capacità di amare, di sperare, di credere nella salvezza, di vivere la mistica del presente, come diceva il vescovo, eh? Molto importante, molto importante. Durante questo cammino, dice sempre Papa Francesco, vi incoraggio a coltivare una relazione di familiarità e amicizia con la Vergine Santa, è nostra madre, parlatele come parlate alla mamma. Quando si prega bisogna essere spontanei, sempre. Noi con le nostre mamme alle volte esageriamo un poco, me compreso, però lo facciamo perché siamo 100-100 convinti che la mamma ci capisce pure quando esageriamo. Però ne esageriamo. Parliamole come una mamma. Con lei rendete grazie per il dono prezioso della fede che avete ricevuto dai vostri antenati e affidate a lei tutta la vostra vita. Lei, come una buona madre, vi ascolta, vi abbraccia, vi vuole bene, cammina con voi e vi assicuro che se lo farete non ve ne pentirete. Papa Francesco poi, con questo tratto di umanità che ce lo fa sentire proprio vicino, vicino, vicino. Buon pellegrinaggio verso la GMG del 2019 e che Dio vi benedica. Allora, visto che eravamo partiti, e concludo, eravamo partiti dal presentarci, padre Giuseppe ama la Madonna, è esagerata, penso che ormai tutti quanti se ne sono un poco reso conto, e ho preso come segno di Dio il fatto che sia venuto ad essere parroco di una chiesa dedicata alla Madonna. Finora ero stato parroco prima di un Sant'Antonio, poi un San Ciro, poi un Sant'Antonio e poi dopo 3 gol, insomma 4 tutti insieme ha fatto la Madonna, quindi va bene,
mi ha preso un po' lei, come è sempre stato nella mia vita. Del resto mi chiamo Giuseppe, non poteva essere differente. Devo parlare di me? Vi prometto che vi parlerò di me, non adesso, che a te veramente diventa lunghissimo, però questa è una cosa che vorrei che voi sapeste. Ecco, io ho sempre avuto un tenero affetto verso la Madonna. Sono nato e cresciuto in una parrocchia dedicata all'Annunciazione, quindi sotto lo sguardo di Maria, e questo mi ha fatto essere quello che sono. Ciò sono contento, ho preso anche come segno che queste parole stasera sono state rivolte a voi e a tutti noi. Allora, amiamo di più la Madonna e sicuramente conosceremo un po' di più anche chi è Gesù. I frutti si riconoscono dagli alberi, e Gesù è il frutto di Maria, non vi dimenticate mai, perché è il figlio di Dio, ma ha preso la carne da Maria.